In attesa del via ufficiale previsto per sabato in occasione del tricentenario della nascita di Raimondo di Sangro, principe di San Severo, il Comitato per le celebrazioni, voluto dagli eredi, ha presentato oggi il calendario degli eventi. L'incontro con la stampa si è svolto proprio dove erano le scuderie del principe, oggi laboratorio dell'artista Lello Esposito. 3 secoli fa nasceva il principe di San Severo. Allora, Raimondo di Sangro nasce a Torre Maggiore nel 1710 e noi celebriamo oggi l'avvio delle feste, delle mostre, di tutti gli eventi che ci porteranno fino al 2011 in onore di Raimondo di Sangro. Che cosa c'è in programma? Abbiamo un fitto calendario di eventi che si dipaneranno di qui fino al dicembre del 2010. Partiremo con il concerto Solvet Coagula domani e dopodomani all'interno della Cappella San Severo e poi proseguiremo con una serie di iniziative che verteranno sulla presentazione di libri, di convegni e anche di una mostra dedicata al principe di San Severo che illustrerà tutti i principali aspetti di questa geniale personalità del Settecento. È nato un comitato, è esistente questo comitato, quindi che cosa c'è da dire? Allora, il comitato nasce proprio per riportare il principe all'interno delle sue mura, quindi non solo il palazzo ma anche la cappella. Se lei ha avuto modo di visitare la cappella avrà trovato un assente illustre che è proprio il principe, nel senso che al di là delle notizie che tutti noi sappiamo sulla sua attività di letterato, inventore, filosofo, manca una testimonianza viva di quello che è stato il suo apporto alla cultura napoletana del Settecento. E quindi il nostro intento, e quindi è l'intento del Comitato, è quello di riportare appunto Raimondo di Sangro all'interno della sua zona, che è questa dove ci troviamo adesso, che sono le scuderie di Palazzo San Severo, che erano il luogo dei suoi esperimenti, delle sue invenzioni. La cappella naturalmente rimarrà il cuore di tutta questa attività, anche se poi nel corso dell'anno ci allargheremo ad altri spazi nell'ambito del cittadino e non solo, forse vedremo di organizzare anche qualche altra sorpresa. Siamo con Lello Esposito nel suo regno. Quest'opera è stata fatta da te? Sì, questa è una tela di 3 metri per 2 che ho realizzato circa 10 anni fa. 10 anni fa, in questo luogo, che è stato un omaggio al principe di San Severo, dove io in qualche modo lo ringrazio, perché, ecco, mi ha aiutato il suo spirito che aleggia in questi luoghi meravigliosi a costruire il mio studio in questi spazi. Quindi in questi spazi negli ultimi anni ho realizzato delle opere significative per me sicuramente. Significative anche per Napoli. Ma sì, io in qualche modo credo di sì, mi auguro di sì. Io ho lavorato sull'identità di questa città, quindi tutti sanno il mio lavoro che parte da Pulcinella, dai simboli di questa città, quindi l'uovo, i vulcani, il sole, i teschi, ma tutto quello che in qualche modo è tradizione, sono i luoghi comuni, sono i simboli di questa città. Io in qualche modo ho cercato di comunicarli prima alla città e poi in qualche modo tutto questo l'ho comunicato, ho cercato di comunicarlo al mondo. Con le varie mostre e con la presenza che ho avuto in questi ultimi anni in Europa e anche in America. E quindi il principe, ecco, sono contento oggi di questo, che festeggiamo questo compleanno del principe di questi 300 anni, appunto grazie anche a questo comitato della San Severo e il comune che metteranno questa targa a ricordo di questi 300 anni, di questo grande personaggio, di questo grande scienziato, nobile, principe e tanti, tanti misteri e tante leggende che ancora si raccontano, che oggi, stamattina, sono tante persone qua, appunto ognuno mi raccontava un aneddoto del principe, perché se è bello come c'è questa partecipazione da parte dei giovani a voler capirlo, a volerlo scoprire. Quindi, ecco, stamattina sono arrivati questi amici musicisti della Posteggia Napoletana, hanno voluto rendere un omaggio e quindi sono contento, significa che in qualche modo anni fa, quando ho preso questo spazio, che era un deposito abbandonato, che ho fatto respirare con questa tela, in qualche modo, che ho voluto all'epoca omaggiare questa presenza di questo principe, credo che forse avevo ragione. Quindi il principe ancora continua a emozionarci,
La città risponde bene, che la città ha voglia di riscoprire appunto sempre di più questa identità, che c'è ed è molto forte, e dobbiamo sicuramente essere orgogliosi della nostra città.